Buon pomeriggio e buongiorno dell'Immacolata a tutti voi, benvenuti al telegiornale di Tele4. Oggi inizio del Ponte dell'Immacolata all'insegna di un vero e proprio boom di turismo in città, scelta da molti italiani e stranieri per le molteplici offerte, con un occhio anche alle condizioni meteo della montagna. Abbiamo fatto il punto con il presidente di Federalberghi, il presidente di Confcommercio e con il sindaco di Piazza. Vediamo. Tutto esaurito negli alberghi cittadini per questo lungo ponte dell'Immacolata. La conferma del boom di turisti arriva dal presidente di Federalberghi, Guerino Lanci, che prefigura buone prospettive anche per la prossima settimana. La scarsa neve in montagna, ma anche e soprattutto la grande offerta messa in campo in questo periodo di feste, ha richiamato molti italiani e stranieri a Trieste, in quello che è il primo vero banco di prova per il turismo di fine anno. Beh, il ponte sta segnalando il quasi tutto esaurito in città. Molte persone anche stanno cercando camere oggi perché purtroppo non essendo di neve in montagna le camere vengono ricercate in città con un cambio di destinazione. Quindi il ponte sta andando decisamente bene. Anche la settimana successiva sta mostrando una certa fermento nelle prenotazioni e nelle presenze, chiaramente non da tutto esaurito. Ovviamente quella che un po' più soffre, come sempre in città, è la settimana di Natale, mentre già per Capodanno si registra in molti alberghi quasi tutto esaurito. Buoni segnali arrivano anche dal commercio risollevato in questo periodo proprio dai turisti, come spiega il presidente di Confcommercio, Antonio Paoletti. I commercianti ce la mettono come sempre tutta, abbiamo molto turismo, questo aiuta anche i negozi e direi che la prima partenza non è male. Aspettiamo questi giorni, come sempre la gente arriva sotto Natale, non è facile, non è un momento facilissimo, però la volontà di reagire del nostro comparto è unica e diamo coraggio e dico a tutti quelli che ci ascoltano, comperate a Trieste, comperate sotto casa. Il comune intanto mette in campo varie iniziative per arricchire l'offerta turistica. Il sindaco Roberto Di Piazza. Io sono sempre convinto che più abbelliamo la città, più chiudiamo le vie, più rendiamo la città vivibile sotto il punto di vista dei passaggi. Pensatevi a Cassa di Risparmio, una volta cos'era, cos'è adesso. E allora questo dobbiamo fare e credo che lo abbiamo fatto anche abbastanza bene. Stanno arrivando anche nuove realtà, penso ai duchi in piazza che si allargano, altri alberghi che stanno arrivando. Offriamo un'offerta ormai turistica importante, beh, basta pensare ai 500.000 turisti arrivati con le navi, che i prossimi anni saranno 750.000. Siamo alla cronaca nera, notte di tensione in Via Revoltella, la trattoria Dalmata, dove un avventore, probabilmente sotto l'effetto dell'alcol o di sostanze, avrebbe arrecato disturbo al personale che ha chiamato la polizia. Gli agenti hanno ammansito e allontanato la persona, ma più tardi, a notte inoltrata, qualcuno ha danneggiato gravemente le vetrine del locale con un oggetto contundente, forse sottratto a un cantiere. Secondo almeno due testimonianze dei residenti, potrebbe trattarsi naturalmente della stessa persona, che ore prima, intorno alle 23, era stata identificata dalla polizia proprio davanti al locale. C'è stato il rinnovo oggi della cerimonia tradizionale, oggi 8 dicembre, dell'infiorata. C'erano le autorità cittadine e ha presenziato l'arcivescovo di Trieste, Crepaldi. Vediamo appunto quello che stiamo vedendo, appunto le immagini del nostro operatore Marco Calabrese per questa iniziativa tradizionale, e il vescovo ha lanciato un messaggio molto importante, diretto in particolare alle famiglie, alla tutela della famiglia, alla tutela anche dei giovani. Ha chiesto alla Vergine appunto di tutelare i giovani, in particolare anche quelli che frequentano questa piazza, Piazza Garibaldi, la vediamo in queste immagini, e da chi insidia, l'insidia che vende loro droghe mortifere sotto forma di evasione. E poi ha chiesto anche la protezione per gli ammalati dal primato dei bilanci e della burocrazia, parlando appunto in particolare della sanità. Questa è la cerimonia sulla quale avremo questa sera un servizio. Poi c'è stato questa mattina anche il taglio del nastro del mercatino di Natale, 65 stand. L'iniziativa di Confcommercio e del Comune che si protrarrà fino al 2 gennaio. Vediamo.
Inaugurazione festosa per il mercatino di Natale che compie 10 anni, raddoppiando gli espositori nelle tradizionali casette di legno. Al taglio del nastro presenti il sindaco, il vice sindaco, assessori e consiglieri comunali, i vertici dei vari comparti di Confcommercio. Le 65 bancarelle resteranno allestite nella zona tra Piazza della Borsa e Piazza Sant'Antonio fino al prossimo 2 gennaio e già nella prima giornata hanno attirato moltissimi visitatori a caccia di regali di Natale o semplicemente in giro di perlustrazione. Curiosiamo, vediamo cosa troviamo. Viene ogni anno il mercatino qui? Sempre, sempre, ormai è un'usanza. Cosa cerca in particolare? Alla Triestina, Strafanici. Ne abbiamo approfittato, siamo amanti del formaggio, abbiamo sentito un pezzo di questo formaggio che è buonissimo. No, niente regali. Solo curiosando. Curiosando. Ma la guardi, si guarda un pochino, no? Vediamo i prezzi e dopo si decide cosa i figli vogliono, a dire la verità. Sì, ma insomma, bel, però vedo che c'è tanta gente che compra. Inserito in un circuito europeo, il mercatino di Trieste ha la particolarità unica di trovarsi in una città sul mare. Gli espositori rappresentano 11 paesi e le merci esposte si dividono tra prelibatezze alimentari, oggetti d'artigianato e tradizionali strenne natalizie. Tutto legno, mm-hmm. Roba mia. Da dove viene? Per Slovenia, Ribnica. Cose artigianali? Sì, lavoro 60% mio prodotto. E naturalmente, come ogni anno, viene dato ampio spazio alla solidarietà e al mondo delle associazioni Onlus. L'agenzia è un Onlus e vendiamo questi, poi i soldi vanno agli ospedali che costruiamo e forniamo degli esperti, gli operatori, i medici, eccetera, in giro per il mondo, anche in Italia. Siamo presenti, questo è un banchetto appunto che si scambiano tutte le associazioni presenti a Trieste, oggi ci siamo noi di Croce Rossa fino a sabato, e la solidarietà è sempre importante, ma i triestini ogni anno rispondono sempre in maniera ineccepibile, quindi vi aspettiamo tutti qua. Questo è il mercatino di Natale inaugurato appunto questa mattina. Ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città e quali sono le segnalazioni in questa giornata festiva per molti. Allora abbiamo al telefono l'ispettore Lionello Schillani, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, qual è la situazione di questa giornata festiva e se ci sono segnalazioni insomma, di manifestazioni per la giornata di oggi? La situazione è tranquilla, è una giornata festiva, il traffico è molto scarso e scorrevole, quello delle telecamere, quindi nulla di particolare da questo lato. L'unica manifestazione prevista per la giornata odierna era questa mattina in Piazza Garibaldi che si è svolta regolarmente. Per il pomeriggio non sono previste manifestazioni, l'unica zona dove si potrebbe avere dei rallentamenti è la zona vicino al Viale 20 Settembre, perché oggi è l'ultimo giorno che è ancora presente la Fiera di San Nicolò, quindi si potrebbero avere dei rallentamenti appunto sulle laterali. Anticipo solo per la giornata di domani, che dovrebbe essere tranquilla anche domani, abbiamo l'area di sosta di Piazza del Stollino, c'è una manifestazione, una regata di canottaggio, quindi fino a domenica quell'area di sosta che è l'area vicino ai titoli verrà interdetta la sosta, quindi fare attenzione ai divieti già posti. Altre cose particolari non ho da riferire e speriamo appunto che la giornata prosegua tranquillamente come adesso. Bene. L'ultimo giorno quindi è la Fiera di San Nicolò, invece il primo giorno di quella del mercatino, quindi c'è questa concomitanza, insomma si incrociano le due fiere che precedono il periodo di Natale. Grazie. Confermo. Esatto, allora ringrazio l'ispettore capo Lionello Schillani e auguro a lei e ai suoi colleghi buon lavoro e buona giornata. Anche a tutti i concittadini. Grazie, ancora auguri. Parliamo anche di un'interessante mostra, pochi conoscono la storia della spedizione scientifica polare austro-ungarica intrapresa 150 anni fa. Una mostra al Museo Istriano di Via Torino, ora la celebra Umberto Bosazzi. Si potrà visitare fino a tutto gennaio la mostra Marinai delle vecchie province fra i ghiacci, curata da Enrico Mazzoli, alpino ed alpinista, che conobbe la vicenda proprio durante il servizio militare. L'esposizione ripercorre le vicende di quella che 150 anni fa una vera e propria epopea e che presenta una caratteristica che la rende particolarmente adatta ad essere ospitata dall'IRCI di Via Torino. La mostra si divide grosso modo
in due parti, l'ala sinistra entrando dell'esposizione dedicata appunto al 150° anniversario della spedizione austro-ungarica al Polo Nord, con tutte le sue vicende, antefatti, eccetera, l'altra ala è dedicata alla conseguenza, quindi l'idea che nasce proprio da questa spedizione di internazionalizzare la ricerca polare e quindi creare un evento che si chiamerà Anno Polare Internazionale 1882-83, che apre l'epoca delle stazioni polari nell'Artico e in Antartide, con un progetto che sta continuando fino al giorno d'oggi. Le maestranze, ma il nervo, la forza, la vita dell'impresa del 1872, ma anche di alcune successive, ha il nervo alle radici in questa terra. Istriani, fiumani e dalmati, uomini che sentono il freddo meglio dei nordici. Un diorama, stampe, fotografie, immagini ed altre ricostruzioni ripercorrono le vicende alla base della spedizione, dell'effettuazione del viaggio e del rientro. A seguire, l'IRCI si concentrerà su un aspetto più facilmente riconducibile al lavoro dell'Istituto e che si annuncia particolarmente importante, propedeutico al giorno del ricordo. Esodo, 10 febbraio, quindi presto. Atmosfere e propaganda. Atmosfere al plurale, propaganda al plurale in esilio. Come vivono gli esuli la loro dimensione tragica? Come lanciano la loro idea? Come propagandano il dramma che stanno vivendo? E come reagisce la cittadinanza, non solo qua da noi, ma in giro? Quanti sono gli elementi e di che forza? Tutti capiscono il problema? Qualcuno no? Qualcuno ha ragione in un altro modo? Ecco, tenteremo di mettere in piedi una mostra che rappresenti questo. Questa dunque l'anticipazione. Ora concludiamo con la pagina del tempo, del meteo, con il sito dell'Osmer ARPA regionale. Vediamo insieme la situazione generale. Un fronte atlantico inserito in un intenso flusso di correnti umide sud-occidentali interesserà domani la regione, specie a est. Tra sabato e domenica vi sarà un'altra perturbazione più moderata. In seguito farà però più freddo. Per la giornata di oggi, secondo l'aggiornamento dell'Osmer ARPA, cielo in prevalenza poco nuvoloso ovest e sui monti, nuvoloso est e sulla costa, dove sarà possibile ancora qualche debole pioggia, specie a Trieste. Nel Tervisiano nubi basse al mattino, mentre sulle Prealpi Giulie sarà più nuvoloso delle altre zone montane. In tarda serata aumento della nuvolosità anche sulle zone occidentali. Questa è la giornata naturalmente di oggi. Andiamo a vedere anche la giornata di domani. Eccola qui, cielo coperto con piogge da moderate a ovest a intense a est sul Golfo di Trieste, probabile vento da sud, anche sostenuto moderato da nord in pianura e fascia lagunare. Di primo mattino quota neve oltre i 500 circa, in rialzo in giornata con l'intensificazione delle precipitazioni oltre 1500 sulle Prealpi, 800-1000 metri circa sulle Alpi. Sulle Alpi Giulie potrà anche nevicare intensamente fino a fondo valle per gran parte della giornata, miglioramento poi dalla sera. Queste le previsioni del tempo, è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito e buon pomeriggio.